rivoluzione del 48-49, prima guerra di indipendenza italiana. Allora, abbiamo esaminato la volta scorsa la terza rivoluzione francese, che da prima dà luogo alla seconda Repubblica francese, ma poi sfocia nel secondo impero francese, quello appunto di Luigi Napoleone, che durerà, come vedremo, fino al 1870-71, cioè alla guerra franco-prussiana appunto del 70-71. Ma contemporaneamente nel centro Europa si svolgono le altre rivoluzioni. Lasciamo la rivoluzione italiana per ultima e occupiamoci di quella austriaca e di quella tedesca. Nell'impero austriaco, che ricordiamoci era un impero multinazionale con numerosissime, diversissime nazionalità, tra cui quella italiana, ma anche ungheresi, boemi, moravi, slovacchi, croati, rumeni, serbi, quindi proprio un coacervo di nazionalità, etnie, per lo più slave, ma non solo slave. Gli ungheresi non erano appunto slavi, gli italiani non sono slavi, ma le altre, sloveni, dimenticavo gli sloveni. Allora, la prima insurrezione nell'ambito dell'impero austriaco si ebbe a Budapest, perché gli ungheresi in particolare avevano una forte aspirazione all'indipendenza. Quindi fin da subito l'insurrezione ungherese mira a ottenere l'indipendenza, anzi proclama, no, gli insorti, dopo aver cacciato l'esercito austriaco, proclamano l'indipendenza dell'Ungheria, subito dopo insurrezione a Praga, capitale della Boemia, dell'attuale Repubblica Ceca. Meravigliosa città, appena potete andateci, perché è veramente una fiaba, è una città fiabesca, per me la più fiabesca città europea, almeno tra le grandi città. Praga non, i praghesi, cioè i boemi, non chiedono proprio l'indipendenza, ma chiedono, rivendicano un'ampia autonomia, quindi comunque dei poteri di autoamministrazione, di autogoverno, pur rimanendo all'interno dell'impero austriaco. Ma subito dopo, anche ovviamente in seguito alla spinta di queste insurrezioni di Budapest e di Praga, insorge la stessa Vienna, e l'imperatore Ferdinando è costretto a promettere una costituzione, a concedere la formazione di una guardia nazionale, cioè di un esercito degli insorti, e a nominare un governo provvisorio liberale. Nel frattempo, poi lo vedremo questo, ma tanto per segnalarvi la simultaneità, cioè in marzo insorgono anche prima Venezia, poi Milano, che facevano parte del regno lombardo-veneto, che faceva parte, spero ricordiate, dell'impero austriaco. E dunque potete ben capire, poi ci sono molte insurrezioni minori, ovviamente anche nelle movimenti rivoluzionari nelle altre città più piccole. Da questo senso il governo, cioè l'imperatore, che oltretutto a un certo punto è costretto perfino a abbandonare Vienna, il governo quindi centrale, l'imperatore, l'esercito e gli alti comandi dell'esercito si trovano in difficoltà, perché devono fronteggiare numerose insurrezioni
no, in tutte le diverse aree del grandissimo impero austriaco, ma in un secondo momento poi gli alti comandi militari riescono a riorganizzarsi e soprattutto lo fanno sfruttando le rivalità, per non dire gli odi, tra le diverse nazionalità slave e non slave che erano presenti all'interno dell'impero austriaco. In particolare, quando gli ungheresi proclamano la loro indipendenza, in realtà si annettono, perché nella divisione delle circoscrizioni amministrative dell'impero austriaco facevano parte dell'Ungheria anche la Slovenia, la Croazia, la Transilvania abitata dai rumeni, la Serbia, e quindi queste nazionalità rischiano, nel momento in cui gli ungheresi proclamano l'indipendenza, si sentono sottomessi agli ungheresi e dunque si ribellano e dunque offrono la loro forza militare al governo austriaco centrale, all'imperatore, agli alti comandi dell'esercito, e che infatti sfruttano soprattutto i soldati croati per in particolare sconfiggere gli insorti indipendentisti ungheresi, ma non solo, poi anche per sconfiggere altri ribelli delle altre aree dell'impero austriaco. Naturalmente poi c'era anche l'esercito austriaco composto da soldati austriaci, e quindi che si riorganizza, parte al contrattacco, e dunque alla fine tutte le varie rivoluzioni vengono soffocate nel sangue. Praga viene violentemente bombardata e poi riconquistata, poi lo vedremo anche per quanto riguarda Milano e Venezia per ultima, ma prima e soprattutto l'esercito austriaco con il contingente di croati, ma anche di sloveni, di rumeni, di serbi, e soprattutto però con l'aiuto dell'esercito russo, riescono alla fine, gli austriaci riescono alla fine a sconfiggere la resistenza, tenacissima, lunghissima resistenza degli indipendentisti ungheresi, che alla fine erano guidati dai democratici. No, inizialmente l'indirizzo era liberale, ma poi con la radicalizzazione dello scontro avevano preso la guida dello Stato indipendente d'Ungheria, i democratici, e i democratici riuscirono a organizzare una resistenza fortissima che fu stroncata solo perché in realtà in soccorso degli austriaci arrivò l'esercito russo, e quindi, come potete capire dalla cartina, gli ungheresi furono presi tra due fuochi, furono schiacciati, no? Diciamo da ovest, dagli austriaci, dai croati, eccetera, e da nord-est dall'esercito russo. Quindi in nome della, vi ricordate, della Santa Alleanza. In Germania, quindi alla fine, naturalmente, Ferdinando, l'imperatore d'Austria, Ferdinando abdica però a favore del figlio Francesco Giuseppe, che poi i Lombardi avrebbero chiamato Franco Beppe, e che sarebbe durato, vedremo,
fino al 1916, cioè fino quasi alla fine della prima guerra mondiale, quindi dal 48 al 1916, Francesco Giuseppe, che ritira ovviamente tutte le promesse di Costituzione e reimpone il regime assolutistico, quindi sconfitta pressoché totale della rivoluzione nell'impero austriaco. Nella vicina Germania la rivoluzione avviene nelle principali, Berlino, ma anche nelle altre città della Germania. Ricordiamoci, la Germania era divisa in tanti stati indipendenti con i rispettivi sovrani, tutti ovviamente assolutisti. Concessione di costituzioni, quindi formazione di governi liberali in seguito appunto alle manifestazioni, alle agitazioni, spesso appunto per prevenirne un decorso insurrezionale. Quindi in generale in Germania diciamo la rivoluzione è meno violenta, anzi è quasi del tutto pacifica, perché appunto i vari regnanti, per evitare lo scontro, no, si dimostrano anche in base, avendo altri esempi vicini, si dimostrano più concessivi. Ma la questione poi fondamentale diventa quella dell'unificazione della Germania, cioè i rivoluzionari tedeschi, soprattutto liberali, in parte democratici, qualche piccola frangia socialista, tra appunto i rivoluzionari che agiscono, socialisti che agiscono nel 48-49, vi è il famoso Karl Marx, ancora giovane, e che sosteneva, per il momento non sosteneva il comunismo immediato, sosteneva la democrazia, no? L'avvento della democrazia, di uno Stato liberal democratico. Ma appunto la questione non era solo quella della Costituzione, ma era anche quella dell'unificazione nazionale, e in questo senso i diversi stati eleggono dei rappresentanti di una assemblea costituente che si riunisce a Francoforte, nella città di Francoforte sul Meno, per appunto discutere l'unificazione della Germania. Dalla discussione emergono due possibili soluzioni: quella della cosiddetta Grande Germania, cioè di un unico Stato comprensivo anche dell'impero austriaco, e invece l'alternativa, la piccola Germania, ovvero uno Stato tedesco che però escludeva l'impero austriaco, cioè tutti i vari staterelli tedeschi. Naturalmente in questa seconda ipotesi la parte del leone l'avrebbe fatta lo staterello più forte, cioè il Regno di Prussia. Quindi sostanzialmente la divisione era tra chi preferiva un'egemonia austriaca e chi preferiva un'egemonia prussiana, tedesco-prussiana. Alla fine la spuntano questi ultimi, quindi la spunta l'ipotesi della piccola Germania. L'assemblea appunto costituente propone a Federico Guglielmo, re di Prussia, di diventare re di Germania, ma Federico Guglielmo rifiuta perché non vuole, rifiuta sprezzantemente, dicendo: non accetterò mai una corona che mi viene offerta da dei falegnami e da dei macellai, cioè da dei borghesi, dei bottegai, dei negozianti borghesi. Il senso è che appunto il re di Prussia non vuole un'investitura dal basso, un'investitura democratica, vuole un'investitura, un'auto-investitura, per avere tutto il potere ovviamente, no? E
dunque preferisce rinunciare per il momento, vedremo che poi invece riuscirà, non lui, ma il suo successore riuscirà ad arrivarci, e quindi a questo punto la rivoluzione, anche la rivoluzione tedesca fallisce, perché in realtà non aveva gambe proprie, contava appunto sull'adesione soprattutto del re di Prussia e poi degli altri piccoli regnanti dei vari staterelli tedeschi, ma ovviamente nel momento in cui il re di Prussia si sfila, anche tutti gli altri regnanti rinunciano ad appoggiare i governi liberali e quindi le costituzioni, e anche in Germania alla fine viene restaurato l'assolutismo, no? Tutto rimane come prima, la rivoluzione fallisce. Arriviamo finalmente alla penisola italiana. Allora, ricordiamoci che il movimento risorgimentale italiano aveva quattro componenti e quattro progetti principali: il progetto democratico unionista mazziniano, il progetto democratico federalista di Cattaneo, il progetto federalista, o meglio confederalista liberal moderato di Gioberti, il progetto neo-guelfo e il progetto filo-sabaudo. Di quest'ultimo non vi avevo parlato granché, integro adesso. Il progetto filo-sabaudo consisteva nell'ipotizzare una penisola italiana confederale, ma sulla base dell'esercito, della diplomazia del Regno di Sardegna, in quanto era lo Stato italiano più forte, quindi l'unico capace di sconfiggere l'esercito austriaco, gli austriaci, lo Stato austriaco, ma non abbastanza capace, perché comunque i filo-sabaudi erano consapevoli. Ricordate Cesare Balbo, Massimo D'Azeglio, che erano aristocratici e anche uomini di governo del Regno di Sardegna, erano consapevoli della maggior forza dell'esercito austriaco, e allora contavano sulle alleanze internazionali. In particolare contavano sul principio di equilibrio. In che senso? Nel senso che l'impero austriaco tendeva ad espandersi verso sud-est, cioè nella penisola balcanica. Perché? Perché l'impero turco-ottomano era sempre più debole, quindi in ritirata. Allora, Balbo, questo in particolare era un ragionamento esposto da Balbo, allora nel momento in cui l'impero austriaco si fosse espanso nei Balcani rafforzandosi, è chiaro che in nome del principio dell'equilibrio le altre grandi potenze europee, Francia, Gran Bretagna, avrebbero chiesto e ottenuto un indebolimento nella penisola italiana, ovvero l'abbandono del regno lombardo-veneto a favore del regno di Sardegna, che così sarebbe diventato un regno del nord Italia, cioè un regno comprensivo appunto della Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, possibilmente anche Trentino, e poi questo regno del nord Italia sabaudo si sarebbe confederato con gli altri stati italiani. Però capite molto bene che questo progetto liberal moderato si basava sull'egemonia del regno di Sardegna, della dinastia dei Savoia, mentre il progetto neo-guelfo cercava di
stabilire una situazione di pariteticità, il progetto New Guelfo di fatto attribuiva ai Savoia, alla dinastia di Savoia, un ruolo preponderante. Sì, Savoia, Sabaudo, l'aggettivo è Sabaudo, i Savoia, no, cosa ho detto? Ah, scusate, sì, Sabaudo. Bene, allora cosa succede? In realtà la prima insurrezione di tutto il 48-49 si ebbe all'inizio di gennaio a Palermo, e in un certo senso era un po' un caso a sé stante. Perché? Perché certo era un'insurrezione contro l'assolutismo borbonico, ma era anche e soprattutto una insurrezione indipendentistica, perché già ve l'avevo, no, avevamo visto che c'era una tradizione indipendentistica siciliana che datava da alcuni secoli, anzi possiamo dire dal 1200. I siciliani appunto reclamano l'indipendenza, sì, in particolare appunto i palermitani insorgono, formano un governo provvisorio indipendente, ma poi però naturalmente sull'onda di questa insurrezione, poi anche delle altre insurrezioni europee, Parigi, Vienna, Budapest, Vienna, eccetera, eccetera, insorge anche Napoli, i napoletani chiedono e ottengono, almeno lì per lì, la Costituzione, movimenti rivoluzionari che richiedono la Costituzione si svolgono, emergono anche in tutti gli altri staterelli della penisola italiana, e quindi Ferdinando II di Borbone, perfino il Papa Pio IX, Leopoldo di Toscana, il Granduca di Toscana Leopoldo II, Carlo Alberto, re diventato finalmente re del regno di Sardegna, concedono una costituzione liberal moderate, in particolare la costituzione del regno di Sardegna prende il nome di Statuto Albertino, poi ne riparleremo, Statuto Albertino proprio perché concesso da Carlo Alberto, sono tutte costituzioni concesse per gentile concessione, ma comunque no, venivano incontro alla richiesta degli insorti, dei rivoluzionari, che però richiedevano anche, come i rivoluzionari tedeschi richiedevano, l'unificazione della penisola italiana, l'unificazione politica della penisola italiana, la cacciata dell'impero austriaco, e in questo senso poi insorgono Venezia e Milano, prima Venezia e poi Milano. A Venezia si costituisce un governo democratico mazziniano guidato appunto dal veneziano Daniele Manin, che era appunto un membro del partito della Giovine Italia, del partito mazziniano. Giovine Italia. A Milano si forma un comitato rivoluzionario, ve l'avevo detto, guidato da Carlo Cattaneo, e poi al tempo stesso invece un governo provvisorio, però a guida liberal moderata, cui capo viene nominato un conte, il conte Casati, un liberale moderato. E abbiamo dovreste saperlo, le 5 giornate di Milano, dal 18 al
perché sappiamo facilmente che è il 22. Allora, ricordate, abbiamo corso di Porta Vittoria, piazza 5 giornate e in corso 22 marzo, perché il 22 marzo finalmente gli austriaci si arresero e uscirono da Milano. No, dopo 5 giornate di scontri, di barricate e di scontri, dal 18 al 22 marzo, il 22 marzo l'esercito austriaco decise di ritirarsi, non era stato sgominato, però decise che le perdite erano state troppo elevate. Beh, anche le perdite milanesi, 330 milanesi morirono nei combattimenti, tra cui una trentina anche di donne, e l'esercito austriaco ripiegò nelle fortezze del cosiddetto quadrilatero. Quindi, in attesa degli eventi, e quindi il corso 22 marzo prende il nome di 22 marzo perché è il giorno della vittoria, insomma, no? A questo punto, ma già prima, già nel corso delle 5 giornate, c'è un durissimo dibattito tra i rivoluzionari, in particolare tra democratici e liberal moderati, su che cosa? Chiamiamo o non chiamiamo in nostro aiuto Carlo Alberto? Cattaneo era assolutamente contrario, perché Cattaneo sosteneva giustamente che la Lombardia, ma in generale il Lombardo-Veneto, era più avanzato, più sviluppato non solo economicamente ma anche culturalmente, mentre il Piemonte Sabaudo era, il regno di Sardegna Sabaudo era un regno, per lui uno stato arretrato, un paese molto meno, con un livello di cultura molto più diciamo bacchettone, molto più legato alla tradizione cattolica clericale, era un paese per lui appunto clericale, lui era un super laico, quindi non ne voleva sapere, no? Dice, ah, verrà qui Carlo Alberto a portare i suoi confessionali e imporci appunto una sorta di religione controriformistica, oppressiva e bacchettona. Però alla fine la spuntano ovviamente i liberal moderati, anche perché a un certo punto c'è l'adesione di Mazzini. Mazzini, che pure no, era radicale, tatticamente finisce per propendere per l'alleanza con Carlo Alberto e perfino con gli altri regnanti italiani, in quanto sosteneva occorreva mettere in campo tutte le forze possibili, quindi occorreva per forza fare un compromesso, perché ci voleva l'unione di tutte le forze possibili per poter effettivamente battere l'impero austriaco, l'esercito austriaco in particolare, e quindi tatticamente rinuncia, no? Rinuncia al suo obiettivo repubblicano, perché lui comunque era un repubblicano tanto quanto Cattaneo, sostenendo che una volta cacciati gli austriaci allora poi si sarebbero fatti i conti, ma non nel senso dei nobili come il conte Casati, si sarebbero fatti i conti con il conte Casati e soprattutto con Carlo Alberto. Allora sembra, in questo senso sembrò nel marzo del 1848 che si realizzasse il progetto Neuguelfo. Perché? Perché non solo Carlo Alberto, che aveva tentennato, ricordatevi che era già stato soprannominato il re tentenna, aveva tentennato, aveva esitato alquanto a accettare la richiesta di intervento e quindi a dichiarare guerra all'impero austriaco, peraltro aveva anche qualche ragionevole motivo, perché sapeva benissimo che la forza dell'impero
dell'esercito austriaco era maggiore di quella dell'esercito piemontese, sardo, del regno di Sardegna. Ma comunque, alla fine accetta, ma addirittura prima ancora di lui mandano soldati e volontari anche gli altri regnanti italiani, anche dai piccoli ducati di Parma e Piacenza, di Modena e di Reggio, ma soprattutto dal Granducato di Toscana. Leopoldo di Toscana manda truppe toscane, volontari, studenti toscani, volontari, ma addirittura il Papa stesso manda delle truppe dell'esercito pontificio e il re di Napoli anche promette l'invio di truppe. Dunque sembra che si realizzi un'alleanza tra tutti i regnanti italiani, e che nel momento in cui questa alleanza risulti vincente si sarebbe potuto realizzare il progetto neoguelfo, quello di una confederazione degli stati italiani sotto l'egida, sotto il primato onorifico del Papa. Ma in realtà non ci fu mai nessuna alleanza ufficiale, e appunto questa convergenza momentanea, congiunturale, finì in brevissimo tempo. Perché? Perché innanzitutto Pio IX capì subito di trovarsi in un conflitto di interessi, in quanto gli austriaci minacciavano lo scisma, e quindi Pio IX si trovò di fronte alla scelta tra appunto appoggiare il motto di unificazione politica della penisola italiana e invece l'altra opzione di mantenere l'unità della Chiesa in quanto appunto in quanto Papa, no? Quindi nel primo caso come capo di Stato del regno della Chiesa, del regno pontificio, nel secondo caso invece come capo della Chiesa, e ovviamente opta per essere capo della Chiesa, evitare il rischio di uno scisma austriaco. Ricordiamoci che l'impero austriaco era, l'impero asburgico era da sempre l'impero cattolico, almeno così si proponeva come il principale stato a sostegno del Papa, dello Stato della Chiesa. E quindi Pio IX si ritira, si sfila, richiama le sue truppe, e questo induce anche gli altri regnanti italiani a tornare sui propri passi, a richiamare le loro truppe, ma non solo e non tanto per la defiance del Papa, ma perché le prime operazioni di guerra mostravano chiaramente che Carlo Alberto mirava alla conquista del nord d'Italia, cioè gli altri, Leopoldo, Ferdinando, capirono che Carlo Alberto guidava la guerra e in realtà agiva nel suo interesse. Era appunto la prima guerra di indipendenza, finiva con l'essere una guerra di espansione del regno di Sardegna. Perché, e concludo, perché a mano che l'esercito piemontese avanzava, ovvero aveva appunto, era arrivato a Milano, ma Milano era già stata liberata dai milanesi, poi però aveva proseguito verso il Veneto, aveva conquistato anche una parte del Veneto,
con alcune piccole vittorie, bene, in tutti i luoghi, le aree liberate, proponeva un plebiscito di annessione, no, di quel territorio al Regno di Sardegna. Quindi capirete che questo non era ben visto dagli altri regnanti, quindi si spezza l'alleanza di fatto e diventa una guerra unicamente del Regno di Sardegna contro l'impero austriaco, cioè sembra si realizzi il progetto filo-sabaudo. Vedremo, vedremo. Alla prossima.